di Supernote in diretta dall'Ironfest. Tra l'altro abbiamo appena visto la loro esibizione, ci hanno un po' aperto il culo, è stato molto bello. Io me lo ricordo, vabbè. Allora, la prima cosa che da Kito mi viene da chiedervi è il fatto di parlare delle vostre sonorità, nel senso, voi siete molto influenzati dalla sonorità degli anni 90, che stanno tornando. Ultimamente tanta gente che fa stoner, tanta gente che si richiama a Caius piuttosto che con dei suoni belli grezzoni. Voi come mai invece avete deciso di... Ciao a tutti intanto, poi magari lascio la parola a lui che è più esperto su queste cose dei suoni, però volevo dire che lo stoner sì, è un genere che tra l'altro ci piace ma dal quale ci discostiamo in parte, perché come hai detto te le sonorità anni 90 ci sono, prediligiamo più un heavy rock in questo senso, quindi un heavy abbastanza massiccio, però è innegabile che ci sia un po' di stoner, così come anche un po' fra virgolette insomma del primo grunge insomma su certe cose. Però lui è più esperto per i suoni. Vai Pippo. Niente, siamo parecchio influenzati dai Sabbath, infatti siamo nati come cover band The Black Sabbath, però abbiamo la nostra personalità, infatti cerchiamo di prendere spunto un po' da diverse band di quel periodo lì, degli anni 90. E niente, il sound è abbastanza, come hai detto tu, abbastanza grezzo, ci piace quel tipo Corrosion Conformity, anche Metallica in per certi versi su magari qualche melodia, però niente, siamo tutti con personalità diverse e quindi cerchiamo di amalgamare il tutto in quella maniera lì. Lui non dice niente. No, lui è un timido. Poi io sono arrivato per lui. Lui fa quello che si giustifica. No, professoressa, io non so niente. Tu hai detto giustamente che avete iniziato con i Black Sabbath come gruppo, un tributo se non sbaglio, da qui anche il nome da Supernote. Ma quanto effettivamente vi ha influenzato? Nel senso che voi siete più spediti, siete più moderni, eccetera. Però io pensando anche le tematiche dei vostri testi, io mi sono ascoltata un po' del vostro disco. Grazie. Vabbè, ma preparata, cioè, non si fa. Ed effettivamente è cafone, diretto, a me è piaciuta questa cosa. Rispondo io a questo. Allora, innanzitutto vorrei dire al popolo bresciano che sono inorridito dalla professionalità delle dichiarazioni dei miei colleghi, cioè ci importa una sega. Praticamente noi siamo molto diretti, sia come persone e sia nella maniera di suonare, cioè se vuoi è un po' un'attitudine quasi punk, se tu vuoi. Però non lo so, ci siamo ritrovati come amici e per noi è anche un gioco, un divertimento, e spero che comunque sia dal live ma anche dal disco venga fuori comunque il discorso che siamo una band che si diverte e può far divertire le persone. I temi sono abbastanza leggeri, l'alcol, la droga, la topa e poi le solite cose, no? Però gli alieni, poi c'è anche un pochino di retrologia politica, rettiliani, roba varia, insomma. Però ecco, diciamo, non ha ancora bevuto, sia musicalmente che come persone, la musica è piuttosto coerente alle persone che siamo. Poi questa cosa alieni rettiliani così fantastico, ci piace, no? Terra piatta, la terra è piatta, no? Assolutamente. Oh cazzo, diciamo queste cose. Gira ma gira da tipo un vinile. Gira sul bello, cazzo. Bello, sono immagini. Scriviamolo. Oh, io vi prego, fate qualcosa, tipo l'inno dei terrapiattisti. Cazzo, fatelo. Non esagerare. Cioè, no. Non è tutto piatto, sinceramente, però. Beh no, vedere in giro effettivamente no. Qualcosa di tondo, c'è. Capito?
Vabbè, non mi faccio più seri, ragazzi. No, no, ma che sei? Ma si parlava appunto di queste, di queste tematiche, eccetera. Io vedo tanto anche in Italia, appunto questi gruppi che si rifanno anche, non so, più si diceva Spiritual Beggars, piuttosto che... Come vedete voi la scena, visto che non siete dei giovanotti, cioè siete abbastanza esperti da poter discernere da quella che è la scena di anni fa rispetto a quella di adesso, non solo per quanto riguarda il pseudo doom, stone, heavy rock, quello che volete, ma anche in generale, cioè si parla di tempo delle fanzine piuttosto che di contatto su Facebook, eccetera eccetera. Io vorrei sapere un po' come secondo voi, cioè come avete recepito questo cambiamento e come voi vi siete dovuti adattare, perché poi chiaramente è anche una questione di o sopravvivi o se no ti attacchi. È una domanda difficilissima alla quale non saprei rispondere, nel senso che noi abbiamo, se volete aggiungere qualcosa, cioè aggiungere, iniziare qualcosa voi, io dico solo che come ha detto Angelo, effettivamente c'è un'attitudine molto, ci troviamo, cerchiamo di mettere insieme quattro cervelli un po' diversi senza guardare troppo a quello che succede fuori, più che altro a quello che abbiamo vissuto anche a livello musicale negli anni prima di incontrarci. Quando queste quattro cose si uniscono nasce un pezzo di Supernoti. Questo io lascio poi la parola a te. Come hai detto tu, è cambiato tanto. Noi siamo partiti a suonare, non insieme, negli anni 90. Avevamo band sì, tutte singolarmente, però è cambiato tanto a livello sia di pubblico che comunque come ti posso dire, a livello di produzione. Prima andavi al fondo, noi si chiama il fondo, dove la sala prove era un garage oppure una stanzetta, si provava tutto il giorno e poi trovavi da suonare da tutte le parti, nelle scuole, nei centri sociali. Ora è molto difficile venire a suonare nei posti, perché comunque i gestori dei locali giustamente vogliono delle band che portino persone, quindi che portino guadagno, e questo lo vedi anche a livello proprio industriale, nel senso, quando fai un disco te lo devi produrre, devi pagare per un booking, per fare delle date, quindi è molto difficile sia a livello economico che è molto difficile andare in giro a suonare in determinati posti. Prima era più diretto, adesso. Prima era più diretto, ti bastava anche suonare in una scuola, in un liceo, capito? Poi c'erano tanti centri sociali prima, quindi ti rifacevi lì, ti chiamavano comunque. Ora è molto difficile, anche a livello di social network, noi cerchiamo di andare di pari passo coi tempi, però no, più che altro non è la nostra veste questa qui. Preferiamo farci vedere dal vivo che farci vedere su un computer, ecco. Voi, a proposito di produzione, eccetera, siete sotto Argonauta, che è una signora etichetta, volete già salutarli. Ciao capo, è stata una bellissima serata. Beh, effettivamente è piaciuta, comunque, nonostante la timidezza iniziale, cioè, avete sciolto i bresciani. Se vuoi ci devi lavorare alla Pirelli. Esatto. Vabbè, noi avevamo detto che è un evento di motore in musica, giusto? Negli anni 90 l'autoproduzione c'era? Era possibile? Perché io vedo tutti questi gruppi che cercano delle etichette e non è facile, non è affatto facile, soprattutto affidarsi, perché è proprio una questione di fiducia. Io vorrei, visto che io non c'ero all'epoca, vorrei sapere come era ai tempi. Io non vi sto trattando come dei vecchiacci, però effettivamente no. Io negli anni 90 vecchiacci, non di primo pelo. No, però effettivamente negli anni 90
è una bambina e queste cose io non le so, io le voglio sapere davvero. È lui che è il più vecchio. Allora, io sono il più vecchio di tutti, ti posso dire una cosa, negli anni 90 era completamente diverso tutto il tipo di approccio, ti scambiavi le cassette, ti facevi un culo della Madonna, però suonavi un po' dappertutto, non c'erano le piccole label come ci sono ora, tipo Argonauta che salutiamo, con il quale ci troviamo benissimo perché Gero è un professionista veramente, ma te l'ha infamato, io li voglio bene a Gero, come fosse il mio cugino, è la stessa cosa, però era diverso. Oggi c'è tutto un universo underground italiano bello, perché c'è tanti generi, tante persone, ci sono tante label, se tu vuoi forse è troppo micronizzato, no? In tanti generi, in tante label, quindi è anche difficile avere uno sbocco, manca un movimento totale che unisca un po' tutti, però vabbè, sono i tempi di oggi, quindi comunque quello che è cambiato è questo, ora ci sono le label, ci sono locali, ci sono forse troppe label e troppi locali. Diciamo che c'è molta produzione anche di alto livello, video girati che sembrano veramente professionali. Una volta era già lui, facevamo la cassettina, la mandavamo in giro, finiva lì. Cioè, Google non c'era, ma non è per fare i vecchi, perché in realtà non mi sento assolutamente vecchio, però è vero, Google non c'era, YouTube non c'era, la promozione era più un porta a porta live. Facevi. Era un passaparola. Effettivamente i centri di aggregazione all'inizio erano quelli, le scuole piuttosto che il locale che andava, era tutto un passaparola. E era anche bello poi, perché alla fine c'era molto contatto con le persone. Ora è diventato tutto un po' like, YouTube, che fa fighissimo, perché vedo gente fa dei video fighissimi. Però insomma, un po' di nostalgia anche sul rapporto umano. Però dai, ci manteniamo coi tempi e va bene anche così. Il risultato paga in ogni caso. Io vi ringrazio tantissimo, avete fatto un gran bel concerto. Io sono lieta di avervi conosciuto in questa veste. Ragazzi, grazie, è stato un piacere. Grazie mille per essere stati con noi.